Bentrovati amici e amiche del Titolo TV in questa giornata afosa, calda, ma abbiamo tutti dei gran ventilatori dietro le quinte che almeno se non altro ci portano un po' al refrigerio. Negli studi del Titolo TV abbiamo una grandissima cantante, Angela Madonia, ennese, cantante ennese, nota come il nome d'arte Nia. Ciao, ciao Angela o Nia? Come vuoi, io mi giro lo stesso. Va benissimo. Ciao Angela, intanto innanzitutto grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Mi viene la prima domanda, come nasce il tuo nome d'arte, no? Perché poi sono quelle peculiarità che è fondamentale scegliere un nome d'arte, no? Sì, ma in realtà è molto semplice, anche se non ci arrivano tutti e non pensavo. Però è semplicemente il finale del mio cognome. Ah, ok. Madonia. Però sta Y un po' all'americana, no? Sì, perché Nia con la I era un po' triste da leggere. Cioè, vederlo scritto non a me non incuriosirebbe, okay, andare a sentire qualcosa di Nia con la I. Beh, certo, poi magari, no? Insomma, alla fine c'è l'influenza un po' anglosassone, sì, no? Sì, sì, beh, facendo anche cose dance, inglese, spagnolo, ci stava la I. Va benissimo. Senti, come nasce la tua passione nell'ambito musicale, no? Perché sono anche delle curiosità, uno si avvicina perché magari il bambino... Ma in realtà, infatti, sì, credo sia stato opera dei miei genitori, perché appunto sono cose che si vedono da piccoli, hanno visto che c'era una passione verso la musica e mi hanno indirizzato principalmente al pianoforte. Io ho iniziato col pianoforte a 5 anni. L'avevate già in casa oppure no, c'è stato proprio una scuola? L'avevo comprato qualche anno dopo, avevo una tastierina, però mi sa che verso i 12-13 anni mio padre mi comprò un mega pianoforte di quelli che si sbatteva la testa al muro. Verticale o a coda? Verticale per gli spazi, se avessimo avuto lo spazio anche a coda magari. Però chissà, arriverà magari nei prossimi anni, è una delle cose che ti vuoi comprare, prima o poi arriveranno. E poi sono passata alla chitarra, crescendo, con liceo, scuole medie, ho fatto anche la batteria, ho studiato, una volta trasferita qui a Bologna, però poi ho capito che la mia strada era il canto. Ma pensavo che la batteria, ho capito che i vicini non erano contenti, cioè, tipo una cosa del genere. No, ma non ce l'avevo a casa. Ah, ok, allora era un problema dei vicini della scuola. E invece col pianoforte i vicini mi bussavano e mi dicevano, ma perché oggi ancora non hai suonato? No, bellissimo. Oppure mia cugina, mi ricordo che certe volte si metteva, che abitava al piano di sopra, si metteva nelle scale e ascoltava, tipo che si addormentava. Andavi sulla musica classica o già incominciavi ad avere qualche genere tuo preferito? No, quando studiavo pianoforte privatamente fanno fare musica classica. Poi io, crescendo, mi sono spostata più sul contemporaneo, che mi piace molto più da suonare. È anche più facile, perché la classica è difficilissima da suonare, però a me dà di più il contemporaneo. Qual è il genere musicale che ti ha portato proprio direttamente a dire, ecco, ho trovato il mio mondo? Ma il pop, perché vabbè, i miei non erano dei grandi conoscitori di musica. Cioè, io anche a 18 anni, quando sono arrivata a Bologna per studiare in accademia, non avevo tutta questa conoscenza, non sapevo per dirti chi fossero le Zeppelin. Sì. Per fare un esempio tipico. Beh, la conoscenza arriva dopo, no? Insomma, sì, è arrivata dopo qua a Bologna, perché i miei ascoltavano musica italiana, ma per dirti, mio padre ascoltava i Puzzoni, cioè. Allora, per esserti da supporto, io non so se si potrebbe dire, ma io ho iniziato in radio e c'era la gente che mi faceva le richieste. Invece dalla Commare alla Commare mi chiedevano alcuni artisti, senza citare i nomi, napoletani molto famosi. Io sbagliavo, era il periodo in cui sentivo gli U2, Dire Straits, loro mi chiedevano gli artisti napoletani, io mettevo il brano, poi si arrabbiavano. Ah, ho il regista sbagliato. Vabbè, però per dirti, vabbè. No, vabbè, però per dirti, io sono cresciuta con lui, con Claudio Villa, Gianni Morandi che ascoltava mia madre, Venditti, cioè classiconi pop, quindi vuoi o non vuoi sono stato indirizzato. Claudio Villa, che c'è stato un periodo che io l'ho amato. No, per carità, sono bellissime le canzoni, però... Un'estensione vocale del genere... Praticamente incominciava. Allora, mio padre entrava, mi ricordo, in casa, apriva la porta e gridava Granado. e sapevamo che era arrivato. Io invece, sai cosa ricordo della mia infanzia? Ricordo mio padre che ogni domenica, sistematicamente amante della musica classica, partiva sempre con dei gran Vivaldi, Verdi, cioè non c'era un giorno, una domenica, che in casa non si partisse già subito con la musica classica. E ti rimane poi anche di quegli eventi lì un profumo, no? E un ricordo talmente
particolare, che sono quei ricordi che hanno fatica anche a essere cancellati crescendo. Sì, 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 ma per fortuna. Meno sì, male. Sì. E quindi lo devo ai miei genitori, che hanno capito sin da subito che la mia strada era quella. Mm. E non hanno sbagliato, direi. E poi arriva il primo esordio sul palco. Sì. E io ti chiedo, ci vuole più coraggio e sfrontatezza? Cioè, che a parte il fatto come è avvenuto, in che circostanza e dove, e che cosa ti sei detta prima di salire sul palco? Ah, guarda, ero così piccolina che in realtà mi ricordo poco. Ah, ok. Perché per fortuna il primo palco l'ho avuto verso i 10 anni, mi sembra, 9-10 anni. E in una festa a Enna, una festa popolare, credo fosse, da noi si chiama la Madonna dei Carusi. Dei bambini. Sì, e che ci sono gran processioni e poi fanno questi festival. Ricordo che ho cantato una canzone, mi sembra, di Venditti proprio. Se non sbaglio. Ah no, ho cantato ancora. Ancora. Sì, sì, sì. Sì, è andata benissimo, mi sono qualificata pure bene, perché comunque era una gara. Sono stata l'ultima ad esibirmi, mi ricordo. Uh-huh. Che la prima era stata mia cugina, e poi sono stata io. Tutti, mi ricordo che mi dissero questa frase, cioè, siamo partiti benissimo e abbiamo concluso in bellezza, cioè... Uh-huh. Le due in famiglia che siete state proprio brave brave. E quindi prima di salire sul palco non mi ricordo sinceramente, però ero terrorizzata, quello sì. Senti, sull'esibizione del fatto del primo e l'ultimo, sai, mi è venuto in mente adesso di farti una domanda. Vabbè, sono già passati un po' di mesi dall'ultimo Sanremo, no? Sanremo è stato abbastanza dilatato, credo che abbiamo fatto più notte fonda. I colleghi in sala stampa erano di un felice. Perché hai risaputo che gli artisti vanno a dormire tardi, infatti si vede. Sì, ma il problema è che gli artisti in loco a Sanremo l'indomani mattina hanno una serie di interviste da fare, secondo me non dormono proprio, ma vanno sono pari. Tutta la settimana che si va dritti. Sì, tra colleghi giornalisti e i tuoi colleghi cantanti, non è che è stato un Sanremo. Proprio sull'esibizione, secondo te il fatto di aspettare così tanto... È quello che ti toglie uccide. Un po'. È quello che toglie ti uccide. L'attesa è estenuante. Poi sul palco ti carica a mille, c'è un'adrenalina pazzesca. Ora non so quello di Sanremo perché purtroppo non ci sono. No, però andata, qualsiasi però... palco non rischi di arrivare scarico perché è talmente tanta la tensione. Sicuramente è un po' come quando vai a fare i provini. Io non li faccio più da un po' perché ormai mi sono rifiutata, però quando arrivò Amici, quei programmi così televisivi, cioè, mi ricordo che a 18 anni feci sono tipo... Sono la 5470esima. Sì, ma fai 8 ore di fila al caldo sotto il sole con una bottiglietta d'acqua, arrivi lì che sei esausto e canti malissimo perché... C'è il rischio anche di perdere la voce. Sì, sì, quindi cioè, c'è da considerare anche da dove arrivi, cosa fai, cosa hai fatto nell'attesa, e stare sotto il sole ore e ore... Non è il massimo, poi la stanchezza comunque si fa sentire. Quindi saresti più arrivo, esibisco e vado. Ma magari, ma infatti i veri artisti, quelli famosi, si permettono di venire all'ultimo, ma perché è giusto così, perché l'attesa ti uccide. Invece un corista sta lì, fa il soundcheck magari anche per il cantante stesso, si fanno ore e ore e ore e poi arriva la star perché... Hai parlato di Amici, che tendenza hai con i talent, che pensiero hai? Pessimo, meglio che non mi... Cioè, perché sentono diverse scuole di pensiero, dice vabbè sai, è un brucia... È no, allora, io... Un consuma e getta, altri dicono vabbè, però comunque l'esposizione mediatica c'è. Sì, però il fatto è che in un anno magari vinci Amici, quell'anno sei il top, l'anno dopo c'è l'altro e tu vai nel dimenticatoio, perché comunque quella è una macchina di soldi. Ah. E a loro non interessa l'artista, interessa chi fa guadagnare, a tutta la produzione che c'è dietro. E quindi te la devi poi giocare bene. Io infatti ai miei allievi dico sempre, sconsiglio di farlo, perché comunque è una brutta etichetta. E giocarsela bene è difficile, però non sono neanche nessuno per dirgli non te la giocare alla carta, perché non si sa mai. Sì, perché tu oltre che essere cantante sei anche insegnante di canto, sì, no? Sì, sì. C'è già qualche cantante, c'è una nuova Nia tra i tuoi allievi più o meno? Ma no, cioè se ci deve essere qualcuno devono essere non Nia. No, quindi lavori molto più sull'identità personale, ma no? Sì, ma quello a prescindere in generale. E quindi su Amici, insomma, il pensiero è quello, è meglio
come può fare oggi uno gavetta? Perché poi i negozi con corsi canori, a meno, al di fuori questo periodo del lockdown, no? La gavetta secondo me non finisce mai, ma lo vedo, cioè io ancora, io non sono nessuno, cioè ho un bel curriculum dietro, ma mi mancano ancora tantissime esperienze da fare, spero che arrivino presto, ma non è detto, perché poi è anche questione di fortuna, di carattere, non ti chiamano sempre a lavorare per la bravura. Chiamano anche perché magari sei una che non stressa, non dà fastidio. Anche uno dei problemi di Italia, ti dicono guarda, una volta curavano molto di più l'aspetto del personaggio, poi magari c'era l'iconico, l'istrionico e quindi anche tutta la casa produttrice doveva stare, c'era quello che voleva, mi ricordo alcuni cantanti che chiedevano delle cose assurde, e tutta sta macchina organizzativa, forse è anche un po' per questo il motivo per cui dicono vabbè senti ne faccio uno, non lo mando. Sì, ma infatti io non sono stravagante di mio, sono sempre semplice nei vestiti, nei capelli, cioè non torriccia, ma li faccio sempre così, raramente cambio anche look stile, che purtroppo è una cosa che va a mio sfavore, ma da un lato a me piace essere semplice, solo che adesso la semplicità non va più di moda e quindi o mi adatto o aspetto che arrivino tempi migliori. Abbiamo detto che tu sei anche insegnante. Sì. Allora ti faccio una domanda, c'hai più paura a esibirti o a vedere un tuo allievo esibirsi? No, quando si esibiscono... Paura, scusami, neanche paura, più emozione. Diciamo. Ah, ok. Emozione, ma credo vada di pari passo, perché quando vedi un allievo che è riuscito a fare qualcosa, si esibisce magari in un palco importante, e non puoi non essere orgoglioso di quel risultato. Il bello di fare l'insegnante è quello, e non lo sanno fare tutti, di trasmettere il tuo sapere e sperare che ne facciano tesoro. Ci sono anche insegnanti che ti insegnano solo perché devono lavorare e poi magari sono anche invidiosi dei risultati. Io ne ho avuti un paio con me che si sono comportati così e infatti dicevo ma scusami, sei l'insegnante, sto avendo dei piccoli successi, non sei felice per me. Purtroppo l'insegnante da fare è difficile, non l'avrei mai detto prima di farlo, ma anche pensando a quelli del liceo, non so. Perché forse tu esibendo hai acquisito una certa maturità, una certa consapevolezza, una certa anche sicurezza durante il palco, hai sempre paura che il bambino, magari l'allievo, si blocchi. Sì, ma tanto se tu ci sei, tipo ai saggi, loro sono tranquilli. Quando non ci sei, magari un po' di preoccupazione ce l'hai, ma è semplicemente affetto, perché sì, poi certo. Si creano dei rapporti molto belli comunque tra allievo e insegnante in accademia. In questo ramo, perché poi non è una scuola dove tu devi andare, è una scuola dell'obbligo, sei obbligato ad andare lì, vai se hai piacere, e quindi i rapporti sono molto più belli di una semplice scuola normale, diciamo. Scrivi anche, tu scrivi di tuo le canzoni, no? I testi sì, li fai sì, tu. Sì, sì. Ecco, dove trovi l'ispirazione nello scrivere? Ma guarda, è una domanda che fanno sempre. E poi ti faccio un'altra domanda, perché scrivendo anch'io, mi sa che forse abbiamo un male, male tra virgolette, in comune. E non c'è una vera regola, cioè ti viene da dentro, come se ti sale questa cosa, la devi far uscire. E poi se non hai modo di scrivere, puoi anche dimenticarla per sempre. Infatti io ho preso il vizio di registrare il motivetto o scrivermi le parole, ora che abbiamo i cellulari è molto più facile, per evitare di dimenticarla, perché un attimo se ti viene, boh. La devi allora scrivere. A proposito ti faccio una spiegazione, perché scrivendo anch'io vengo dal mondo letterario, scrivendo delle poesie, poi sono passato, adesso sono nell'ambito del giornalismo, ma la scrittura insomma è rimasta la stessa. Ovviamente anche io ho fonti di ispirazione anche nello scrivere un articolo, mi sono dato una spiegazione logica, se sei d'accordo con me con questa chiave di lettura. Io ho sempre pensato che questo ci aiuta a non essere neanche egoisti, perché tutto ciò che scriviamo non è nostro. Perché? Perché io ho pensato che noi, quello che noi buttiamo nero su bianco, non è altro che un qualcosa già descritto, che però in quel momento noi ci trasformiamo in casse di risonanza, ci siamo sintonizzati su una frequenza, e il fatto di dimenticare successivamente, se non lo hai scritto, le cose, vuol dire che hai perso quella frequenza. Sì. È un'idea che può sposarsi. Sì, assolutamente. Ti permette anche di non essere egoista, perché dici, guarda, io sono stato solo il mezzo per cui l'ho portato su carta. Sì, ma è vero, sono completamente d'accordo. Perché se no,
non si spiegherebbe il fatto che tu, se non lo scrivi, te lo dimentichi. Perché te lo dimentichi? È un tuo pensiero, non dovresti. Invece e sì. Poi non so se tu quando scrivi a un certo punto ci sono quelle forme di ispirazione dove entri quasi in un simil trance. Sì. Guai mai anche se qualcuno ti disturba, perché in quel momento tu perdi tutto ed è difficile riprenderla. Sì, perché sì, entri in un mondo parallelo. Non si può spiegare se una persona non lo vive, perché è veramente una domanda semplice che mi fanno tutti, ma la risposta non è semplice, no. Come la domanda. No, perché poi le forme di ispirazione, io non so, tu sei più propensa a scrivere durante la notte, perché c'è chi è quando ispirato capita. La notte. Guarda, faccio sempre questo esempio di una canzone che deve uscire nell'ultimo disco adesso, che si chiama Autunno. Io ero in motorino sui viali di Bologna. C'era il semaforo rosso, stavo aspettando che diventasse verde, mi cade davanti una foglia e mi è partito il motivetto. Ho visto una foglia cadere, somigliava a te. E da lì mi sono messa con la freccia da parte, ho registrato mezza canzone, così. Wow. Ma testo e musica? Sì, sono arrivata a casa che ce l'avevo ancora in testa e... ho completato, magari ho aggiunto un'altra strofa perché mi mancava un pezzettino per renderla proprio canzone, cioè l'ho mandata al produttore e dopo una settimana c'era la base pronta registrata, cioè, ma così sui viali, questo è l'esempio che faccio sempre ultimamente quando me lo chiedono, perché è il più recente e più assurdo, cioè okay. Il motorino. Guarda, noi ci fermiamo un attimo, perché voi adesso chiedo alla regia di mandarci qualche videoclip che facciamo vedere anche Angela, la bravura, insomma, alla fine parlare, guardiamo, vedere un po' qualcosa di concreto. Se siete d'accordo ci vediamo subito dopo. Va benissimo. Allora, mandiamo dei videoclip. Non so proprio cosa dire, oltre al cuore tu mi hai preso le parole. Non so proprio cosa fare, mangio miele a colazione, spero di riuscire a togliere l'amaro occhio di te. E vorrei solo gridare, cancellare quelle tue parole, e vorrei soltanto smettere di crescere e tremare. Non so più cosa pensare. Forse non sarò mai pronta per l'amore, ma un po' ci voglio sperare. Non so più che altro dire, a me sembra di impazzire. Tra i tuoi difetti ed i tuoi pregi io so solo che mi piaci. Occhi dentro un nascondiglio, sai che potrei trovare un appiglio, io mi ci impiglio, ti prego dammi un consiglio, li chiudi spesso quando mi ci specchio, e in quell'azzurro come il mare io sprofondo, tocco il fondo come un moribondo, ti prego riportami sul mondo, sul mondo. E vorrei solo gridare, cancellare quelle tue parole, e vorrei soltanto smettere di crescere e tremare, ma non so proprio dove andare, ho paura di cadere, forse imparerò a volare con la testa e con il cuore. Bentornati in studio, bellissimo videoclip, vorrei solo gridare. Sì, tra l'altro è stato bello fare il video perché l'ho fatto da sola a casa, col cellulare. Ormai tutti col cellulare, ormai è la rovina dei videomaker. Ma sai come, cioè, ero in quarantena come tutti. Non si poteva andare. Avevo questa uscita da fare. Anche te singolo. Sui balconi?
No, non ce l'ho al balcone, dalla finestra. No, in Peccato. realtà, guarda, la quarantena per me è stata pesante, ne parleremo anche dopo Sì, meglio. sì. Non avevo voglia di cantare, cioè io non ho cantato per 2 o 3 mesi, neanche a casa così, senza, non ho ascoltato musica, sono stata proprio nel silenzio più totale, che è assurdo per me che faccio questo lavoro. Sì. Però ne avevo bisogno, perché ogni tanto il silenzio c'è bisogno. Sì. Ecco, il mio lavoro che è sempre insegna musica, canta, registra, fa Poi noi interviste. che corriamo come delle schegge Sì, impazzite, perché la gente esatto. dice che bel lavoro che Eh fate. sì, provaci. Io vorrei anche dire che sono promotore del salto dei pranzi in lungo, che diventi una disciplina olimpica, perché ne vedo parecchi Mi di sa che siamo in colleghi. tanti, No, no, ma sì. ne vedo parecchi, quindi secondo me faremo una federazione direttamente. Salto dei pranzi in lungo. Sì, perché la nostra vita è così, è veramente, io me lo Quindi sento nel silenzio dire. hai trovato la carica. Sì, avevo bisogno di staccare, però avevo questo singolo da far uscire e ormai i singoli, se non fai il video, non li ascolta nessuno. E quindi ho detto al mio produttore, sai che c'è? Cioè, invece di aspettare e far perdere altri 2 mesi, me lo faccio io con un effetto di Snapchat. Ne ho trovato uno carino, mi sono messa lì col cellulare, tra l'altro è stato bellissimo perché io di solito ho l'ansia quando il regista che mi segue con la Ma io spero telecamera. non qua. No, non qua No, no. qua siamo tutti belli Però i tranquilli. videoclip ho sempre l'ansia, è una cosa che ancora. Io mi bevo un bicchierino di vino prima di fare un Va videoclip bene. perché sennò sbarello, C'è chi per l'ispirazione se ne beve la bottiglia, però poi magari arriva a scrivere mi illumino d'immenso, crolla e non Esatto. continua più. Vabbè, a E parte la quindi battuta. mi sono trovata anche a mio agio perché mi dovevo guardare io, sono solo io, infatti è venuto benissimo, cioè costo zero è stato quello che ha avuto più visualizzazioni, quasi 10.000 visualizzazioni su YouTube, che per me, che sono un artista comunque emergente del pop italiano, di inediti, sono tante Beh, visualizzazioni. sì, anche perché poi c'è sto stile di fare un qualcosa un po' che sembra simile Casareccio, ma c'è una struttura Ma dietro. guarda, cioè, infatti il mio produttore mi ha detto dobbiamo valutare questa Ricordiamo chi è. cosa. È Raffaele Montanari della Oh, PMS grande Studio. Raffaele. Mi ha detto dobbiamo valutare questa cosa. Ha detto, il video a costo zero fatto in casa è quello che ha avuto più successo. Gli altri dove abbiamo speso un botto di soldi in studi, registi, robe varie e videomaker, Sì, a cioè. volte è come dire, trovo la soluzione, ce l'ho sulla punta del naso, ma sto guardando il dietro Sì, della luna, esatto. no? Quindi valuteremo anche da farsi nei prossimi video. Senti, tu, proprio ritornando al discorso della scrittura, secondo il tuo punto di vista, la scrittura potrebbe essere un rifugio e salvezza dell'anima? Alla grande, sì. Da qui mi aggancerei anche A quel, eh beh, stiamo andando lì, al quindi. discorso libro, perché io purtroppo a fine novembre del 2019 ho perso mia madre e abbiamo scoperto di un tumore così da un giorno all'altro, verso metà ottobre, e nel giro di 45 giorni è finito tutto. Sono stati 45 giorni, lo dico sempre, bellissimi ma anche bruttissimi. È stato un mix incredibile tra dolore e amore, una roba pazzesca. E ovviamente io avevo già perso mio papà quando avevo 18 anni, sempre per un'altra malattia, ed è stata dura ripartire, anche perché coincideva col mio trasferimento a Bologna, quindi vita nuova, ma nuova senza un Quello pezzo che è di abbastanza te. piccolino, no? 18. Ah, 18 anni. Ok, ah, quindi hai dei ricordi molto più Sì, quindi marcati. Più o meno la stessa età mia. il mio trasferimento a Bologna, che doveva essere la mia nuova vita, è iniziato però senza un pezzo, perché comunque ti manca un braccio quando ti manca un Ah, genitore. beh, certo. E riprendersi è stato difficile, ma ti assicuro che la mamma è una roba devastante, veramente devastante. Io ancora non ho ben capito cosa è successo, non ho avuto tempo perché poi ci sono tante cose da sistemare burocratiche, ci sono state anche tante cose nella vita che si sono incastrate e questo 2020 sarà veramente l'anno della svolta in tutti i sensi. Comunque la quarantena è pesata, come dicevo prima, tanto perché mi sono ritrovata da sola da un momento all'altro, perché io poi sono figlia unica, non ho più i miei genitori, quindi sostanzialmente non ho più un nucleo familiare. E mi è rimasto solo il gattino, Jerry. E stare da soli in casa, dove hai vissuto con tua mamma, perché vivevamo assieme, eravamo proprio in simbiosi,
E mia madre era una che faceva casino, al contrario di me, che io a casa, magari fuori sono estroversa, faccio anch'io casino, però a casa ho bisogno di silenzio, mi devo ricaricare le pile. E invece mia madre parlava sempre, giocava a carte, sempre musica, a cantare, di qua di là, veramente casinista a casa. Infatti, questo per carattere, a livello sì, caratteriale. Sì, ci scontravamo sempre perché io a casa sono molto più easy, invece lei no. E quel silenzio che c'era, sia perché il mondo si era fermato, dalla finestra non entrava niente, non sentivi niente. Vero. In casa il silenzio che c'era, che non ero abituata a sentire, faceva ancora più eco. Il dolore si stava amplificando in una maniera incredibile. Ogni cosa mi ricordava lei, perché 40 metri quadri dove hai vissuto con lei, sono 30.000 ricordi dove ti giri. E quindi mi hanno consigliato delle persone che seguivano mia madre di fare un percorso con una psicologa che si occupa dell'elaborazione del lutto. E, essendo una cosa gratuita e che comunque non c'è niente di male, anzi, cioè, dovrebbero farlo tutti perché è un passaggio difficile. Sì, perché ancora la nostra società non è bene accetta. Cioè non lo accetta. La morte non viene mai accettata, anche se poi io ho una metà, cioè ho un mio pensiero dicendo che essendo puoi vivere tante esperienze nella vita e poi raccontarle, ma l'ultima e più grossa esperienza non ti è permesso. Esatto. Quindi perché? Perché è la migliore? O perché è un qualcosa che finalmente non mettiamo sui social? Lo sapremo quando ci arriveremo, sperando più tardi possibile. E quindi questa psicologa mi ha detto: sei un artista, approfitta di questa cosa, visto che scrivi già dei testi. Scrivi pezzi di carta, qualsiasi cosa, quando hai bisogno scrivi. Allora ho cominciato a scrivere, e a furia di scrivere ho detto, devo mettere insieme i pezzi, perché io ancora non avevo anche i fogli, no? Magari fogli diversi, sì, pezzetti di carta. C'era la scrivania che era un casino. Casino controllato. E quindi ho cominciato a scrivere delle sensazioni, a cercare di ricordare quello che era successo. Mi sono andata a rileggere le chat che mandavo costantemente ogni giorno a mia zia e alla mia amica Teresa, che erano le due persone che più sentivo via messaggio, sempre perché con mia madre non potevo stare al telefono a parlare, quindi avevo tutto scritto lì. La cosa difficile è stata andarsi a rileggere le chat e vedere passo per passo cosa stava succedendo, perché io lì, quando ero con mia madre, non mi rendevo conto di quanto stesse peggiorando, nonostante i medici me l'abbiano detto dal primo giorno, mi hanno detto non c'è niente da fare. E io dicevo, no, ma lo vedi che si sta riprendendo, ci fa alti e bassi. E loro mi dicevano, sì, sono alti e bassi, ma sono bassi che vanno sempre più in basso. Infatti rendi conto che l'onda sta scendendo. Io, no, ma guarda che sta meglio. Cioè, ero io che dicevo al dottore, no, si sta sbagliando. Perché dovevo autoconvincermi di questa cosa, essendo solo io lì a farle forza di persona, non potevo abbattermi. E quindi la cosa difficile è stata rileggersi le chat, cioè tu non hai idea di quanti fazzoletti, cioè, chi fabbrica fazzoletti ha guadagnato con me. Sì, anche perché poi in quel momento ci sono dei passaggi cruciali, emozionali, che è come ritornare a rivivere di nuovo quel momento, no? Sì, poi io mandavo anche delle foto per fare vedere come stava, quindi rivedere anche certe cose è stato pesante, però alla fine ho messo insieme il puzzle ed è venuto fuori un bel racconto. E quindi ho detto, ma sai che c'è? Io quasi quasi, visto che ho avuto poco tempo per aggiornare le persone su cosa stesse succedendo, io avevo delle persone che mi chiamavano, familiari, amici, di famiglia, ma come stai? Io non avevo mai il tempo materiale, perché o ero al lavoro, oppure ero da lei, e quando ero da lei non potevo parlare, lavoro non posso stare al telefono, quindi per me era impossibile dare degli aggiornamenti, quindi ho detto è giusto che la gente sappia cosa è successo, perché magari uno si dà più pace, perché c'è gente che è amici di mia madre che mi dicono ma da un giorno all'altro Concita non c'è più. Sì, anche perché 45 giorni 45 sono giorni abbastanza esatti, veloci, eh? Sì. Cioè un attimo. Sì, sono stati veloci e anche ogni tanto di una lentezza incredibile, però sì. Non capisci niente in 45 giorni, cioè ti giri e non c'è più. E quindi ho detto devo regalare questa cosa, devo fare questa cosa perché la gente deve sapere cosa è successo e
magari si tranquillizzano. Ed è nato questo libro. Sanno, no? Che se n'è andata comunque. Mamma torna presto. Mamma torna presto, doveva chiamarsi prima 45 giorni. Che tra l'altro prima di nascere questo libro io ho letto in una tua intervista rilasciata in un giornale siciliano, tu avevi pensato di già scriverne un libro, sì. Ma su delle gaffe. Sì, perché... Che succedevano, cioè, quindi... Sarà poi un'altra esorcizzazione, sarà il volume 2, sì, no? Perché in classe quando faccio lezione succede vengono... di tutto. Sì, guarda, okay. Quindi ho cominciato a segnarmi le gaffe sia mie che degli allievi. Ma ce ne sono tantissime già, quindi ho detto però... Quello sarà il secondo libro, questo è stato il primo, no? Sì, farò anche quel libro, però non avrei mai pensato di scrivere una cosa del genere, perché non avrei mai pensato di vivere una cosa del genere. Le priorità sono sempre, no, abbastanza intercambiabili. Sì, oggi. Sì, veramente. La domanda, tu hai parlato di tuo padre, hai parlato di tua madre, tu avrai vissuto sicuramente, no, hai vissuto dei momenti felicissimi con la tua carriera a livello anche sì. Personale, insomma intimo. Hai vissuto anche questi momenti drammatici, ti hanno fatto crescere più come donna o come cantante? O tutte e due? Ma credo vadano di pari passo, perché... Cioè, vedendo anche i testi che scrivevi prima sì, dopo. Assolutamente, su quello sicuramente, cioè come donna non c'è dubbio. Tutti mi dicono, si vede che sei una donna con gli attributi, ma... Per forza, perché i problemi io li ho affrontati già a età... A viso aperto. Sì, ma è un'età in cui di solito ti dovresti preoccupare solo di giocare con le Barbie e io ci ho giocato poco, non ho avuto tempo... O a quale discoteca devi andare? Sì, io, ma tuttora io ho degli amici che... Oh mio Dio, che colore di capelli faccio domani? Ma io non ci ho mai pensato neanche a questa cosa, perché... Non ho neanche tempo di andare al parrucchiere, i miei problemi sono sempre altri. Che cosa mi metto oggi? Sì, cioè, 250 vestiti, cosa mi metto prima? Io vivo con... ogni tanto vedo della gente, vivo questi amici che... i problemi loro sono robe che io non ho neanche mai pensato. E li vedi in maniera fastidiosa oppure quasi come invidia? Dici, beh, vorrei avere i suoi di problemi piuttosto che i miei. Ma guarda, magari a 18 anni questo ragionamento lo facevo, adesso no, ringrazio anzi di aver avuto tanti problemi, per quanto assurdo sia come frase, però io adesso mi piaccio. Tempo fa non mi piacevo come persona, da ragazzina. E quindi tutti gli avvenimenti della vita accadono perché c'è un motivo. E io adesso... Potrei, se fossi un'altra sarei amica di Angela, prima no, quindi c'è un'evoluzione anche interna, interiore, che negli amici che magari i problemi ne hanno pochi, perché poi non è vero che tutti li hanno, sfatiamo questo mito, no, perché conosco le famiglie Barilla e conosco amici che veramente sono lì negli allori e che da un lato sì, beati loro, ma dall'altro cosa... Secondo me sono anche abbastanza vulnerabili, perché quando capita un problema sono forse quelle che sì, perché sono tanto meno prima o poi sono meno preparate. Io invece sì. Ormai faccio la collezione, tipo vabbè, faremo anche questa. Tu il problema lo vivi come lo vivo io, nel senso che, è che la vedi come sfida e devi trovare per forza la soluzione. Sì, ma tanto la soluzione c'è sempre. Però diventa pure, dici, oh, mi si è posto questo problema, adesso vediamo come lo risolvo. Sì, ormai... Cioè, non lo vedi più, oh madonna, mi è capitato quest'altro problema, autocommiserazione, cioè, diciamo che io e te la depressione, non sappiamo cos'è di casa, cioè, alla fine, no? Beh, quello l'ho già dato, però... Non ce lo possiamo permettere. No, è che non hai tempo di... Perché se ti fermi, il problema avanza, invece quindi, tu quindi, ragazzi, sapete che la depressione è solo per chi ha tempo libero. No. Cioè, chi... No, vabbè, no, a parte lo scherzo, è un problema abbastanza serio. Però, vabbè, questo io... ti ha fatto crescere, ti ha fatto... Sì, come donna sicuramente, ma meno male. Anche perché se è vero che è tutto scritto, c'è un destino. Io non so se crederci o no. Però se è vero, evidentemente queste cose mi servivano per diventare arrivare adesso a 32 anni, sei rimasta sola, sei indipendente, anzi adesso ero io che mi occupavo un po' dei miei. Adesso sbrigatela da solo. Adesso sì, sei in grado di gestirtela da sola. Anche quindi. Se io, tra i tanti pensieri che ho, sono convinto che una persona muore realmente quando la si dimentica. Nel momento in cui muore, secondo me, sono supporti paralleli a quello che potrebbe accadere nella tua vita. Sì, ma un genitore... L'ho vissuta personalmente. Un genitore non te lo dimentichi mai. Cioè, io tuttora ci sono delle volte che sento un po' la mano di papà sulla spalla.
Non ti potevo toccare, oddio, aspetta. Perché? Ah, vero, siamo in distanziamento sociale. No, guarda, abbiamo tutti i vari, ormai abbiamo fatto anche la cura contro il colesterolo. Perché come si vede? Anche di recente dovevo fare delle scelte importanti per la mia vita e ho captato dei segni di mamma. Cioè, secondo me, c'è stata. No, anche perché certi segnali, se li butti su un valore matematico, sono infinitesimali No, le possibilità vabbè, che possa vabbè. Ma accadere infatti. la stessa cosa nel momento, cioè, ma poi con una serie di concatenazioni e dici: no, stiamo calmi. Io faccio almeno dei video qui dietro, c'è una regia abbastanza complicata per far accadere tutto così in una certa maniera, in una certa stanza. Quindi un aiutino secondo me ci arriva. Ma infatti mi sa che proprio tu in una chiacchierata al telefono mi hai detto: vedrai che degli aiuti che prima terrestri Sì, non potevano esserci, adesso ci saranno. sì, sì. Chi lo sa? Vedremo. Cioè, io adesso già ho avuto tanti casini in questo periodo, al di là del Covid, al di là della quarantena e del lutto. Si sono C'è un po' di nebbia. accumulate un po' di cose che non erano previste, che piano piano sto risolvendo, ma guarda, c'erano dei giorni che dicevi: cavolo, adesso come faccio? Ma perché tutto a me? E altri giorni che invece riesci a vedere le cose positive e man mano si stanno sistemando, ma io sono convinta che c'è lo zampino. Poi adesso non è solo uno, sono due zampini, quindi. E hanno solo una figlia da gestire da lassù, Quindi vai, quindi quindi. alla fine dei conti poi diciamo cerchiamo di vedere sempre il lato positivo. Tu No, sei poi. anche una persona positiva, perché il fatto stesso che tu sorrida sempre già è un vantaggio in più rispetto a quelli che sono più gotici, cioè più, no? Sì, guarda, Più questo sorriso mi nebulosi. crea anche ogni tanto dei problemi, appunto perché sorrido sempre, ma è una sorta di scudo. Però magari sorrido anche in situazioni in cui non dovrei, anche pochi giorni dopo dalla morte di mia madre, però se Beh, piangi guarda, dentro. di mio padre ti posso raccontare, lo dico anche ai nostri telespettatori, feretro al centro, tutti attorno a vegliare mio padre, nel momento in cui entrano in casa e ti stringono la mano per darti le condoglianze, arriva una signora con una certa età, con quelle borse, te le ricordi, quelle di una volta che dovevano avere un rinforzo Sì, in pelle doppia, tripla, quadrupla, che non è una cosa in pelle ma diventa una cosa d'alluminio a un certo punto, nel dare le condoglianze a mia mamma si gira con la borsa, mi caccia una borsata sulla punta del naso, io che faccio? Mia zia che mi mette la mano sulla spalla, dai, dai, che passa, dai, 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 dai. Io che guardo mia zia e dico: che passa? Mi ha appena dato una botta di borsa, mi ha spaccato il naso, mi ha spaccato. Allora lì scappata la risata. Ma guarda, quando fu di mio padre, in questa occasione mi ricordo che abbiamo fatto in famiglia, perché anche da noi si usa fare la veglia, ma mi ricordo un sacco di risate tra parenti, perché poi ci Sì. si racconta delle cose Questo che. dopo. Questo tutto dopo la fine del funerale. No, noi prima, perché Ah, da noi si prima. fa la veglia a casa prima. Ok. Mi ricordo un sacco di risate quel giorno, quella Sì, sera, perché quella si tende a notte. ricordare le cose belle di Invece con quello mia che ti madre ha questa cosa lasciato. non c'è stata, perché essendo morta in ospedale, poi noi tutti i parenti li abbiamo in Sicilia, qua eravamo io e lei e basta. Non mi hanno fatto neanche fare la veglia, Cioè, tu cioè è sei di stato. Enna, di una cittadina ridente, Bagnata soleggiata, bagnata dal mare. dal Qualche tuo paesano mi ha detto: ma questo è Enna, l'ha mai vista? No? Vabbè, andiamo avanti. E quindi non ho potuto neanche passare gli ultimi attimi con quello che rimaneva da toccare, perché poi noi siamo fondamentalmente materialisti, quindi anche se la persona, l'anima non c'è più, tu quella mano la vuoi toccare fino all'ultimo. Invece a me è stata strappata, quindi non solo ho visto mia madre morire sul letto come era successo già con mio padre, ho avuto la fortuna di purtroppo. Però è sempre una fortuna di vederli entrambi morire sul letto. E per me questo è un regalo grandissimo da parte di un genitore. E mi sarei pentita se non ci fossi stata in uno dei due. Cioè, con papà sono arrivata al limite perché venivo da Bologna e il viaggio e tutto sono arrivata al pelo. No, io E no. mi ha Io sono aspettata. arrivato che non c'era. E mi ha aspettata perché me lo davano per morto già da un po'.
Io sono entrata in camera, mi ricordo, e mi ha detto: si è girato per chiamarmi, Alaa, di Angela è morto. Quindi è stato proprio un regalo bellissimo. Bellissimo, già. Mia madre invece ero lì, ovviamente l'assistevo, c'erano anche altre persone che erano venute a trovarci e da un momento all'altro l'ho vista spegnersi. Però guarda, è stato, cioè in quel momento, per quanto stava iniziando un calvario incredibile, ne era appena finito uno e io... È brutto da dire forse, però ho fatto, ok, questo è finito, adesso ne Sì. comincio un altro, ma vederla in quel modo ormai sotto morfina, Sì, anche una tutto... forma di liberazione per lei, soprattutto perché ne soffrono, Sì, perché poi soprattutto. nel libro c'è scritto che alla fine, ormai negli ultimi giorni ovviamente era sotto morfina, non parlava più, non si è più svegliata, faceva dei versi, ma gli ultimi giorni neanche quello. E respirava con affanno, faceva anche dei rumori che per me erano diventati pesanti. Laceranti. Sì, e quindi quando ha finito di respirare in quel modo, ho detto ok. Sì, ti sei liberata te come sei liberata lei, perché hai detto, oh, finalmente adesso ha finito di soffrire, no? Sì, ma Il veramente, libro ma... come sta andando? Perché comunque ricordiamo, è stato fatto in crowdfunding, Sì, no? abbiamo fatto una raccolta fondi perché non immaginavo, ma costa quanto quasi un CD, non quanto però ci siamo quasi, e quindi non avendo i soldi per pubblicarlo, ho pensato, l'unico modo per farlo sarebbe fare una raccolta fondi, una sorta di prevendita più che Dove la raccolta troviamo fondi. sta raccolta fondi? Al limite se ci vuoi lasciare due o tre indirizzi, URL sul tuo Sì. sito? Sì, No, troviamo tutto. c'è proprio su Produzioni dal basso, si chiama Ok? il Magari sito. dopo sotto mettiamo tutte Questo sì, le il link. indicazioni. Sì. L'ho imposta come una sorta di prevendita, nel senso non è che mi devi fare la raccolta fondi e basta. Certo. Ti compri il libro prima, così mi permetti di stamparlo e poi ti arriva a Che tra casa. l'altro una parte dei ricavi leggevo che andavano ad Sì, un'associazione. devo ancora decidere quale, sto un Ok. po' muovendomi, pensavo, no vabbè, non faccio nomi perché poi non Vabbè. voglio dare false speranze, però Certo. sicuramente gran parte del ricavato andrà in beneficenza, sia 2 euro al libro mi sembra che abbiamo messo, più quello che andrebbe a me da Come diritti. autrice, io lo passo, io non ci voglio guadagnare niente, è solo un bel ricordo che voglio lasciare di mia madre, infatti ci sono delle persone che mi hanno detto, guarda io... Ho fatto una donazione nella raccolta fondi, ma non mi sento di comprare il libro perché me la voglio ricordare com'era, non voglio appesantirmi, non voglio... però ci tengo a precisare questa cosa, è un bel racconto, nonostante sia triste l'epilogo, è stato così pieno di amore quel mese e mezzo, Sì, non è un piangersi che sì, addosso. sicuramente si piangerà leggendo il libro Beh, perché non è certo, una bella l'emozione storia, c'è. però io ho cercato di renderlo bello per come è stato... Per me, mia mamma, che nonostante sapessimo in fondo che sarebbe finita, secondo me lo sapeva pure lei, anche se non me l'ha dato mai da vedere. È stato bello, quindi io ho voluto trasmettere quella bellezza. Quindi lo dico, cioè, non è una cosa brutta. Se il problema è solo quello, Abbiamo già sfatato, quindi. sappiate che in realtà sarà molto bello leggerlo. Senti, dal libro a... ormai siamo alle battute finali. E come ti stai organizzando a livello di cantante, eventi e quant'altro? Perché questo lockdown ci ha messo pari tutti, no? Io col giornale è solo un comunicato stampa uno appresso all'altro, evento annullato, evento annullato, evento annullato. Oppure coronavirus su due punti, sinceramente, ho incominciato a pubblicare anche meno. Adesso sembra che si stia riprendendo il tutto. Te? Io, vabbè, l'insegnamento non l'ho mai finito perché l'ho fatto da casa, Ah, online, ho fatto quindi le lo lezioni, smart quindi working sì, per ti è fortuna c'era servito. anche quel lavoro perché noi che viviamo di musica dobbiamo fare tante cose, non solo cantare, scrivi, registri, fai le voci per una pubblicità, fai un provino per un tizio, fai le lezioni, fai i concerti, le prove, quindi si guadagna un po' dappertutto, non è Sì. solo faccio il cantante, ma magari fosse solo quello, devi fare tante cose. In quarantena mi ha salvato l'insegnamento, anzi ringrazio ancora la scuola e gli allievi che comunque hanno Una partecipato. statistica dice che un essere umano quando per un mese di fila fa la stessa cosa Poi incomincia già ad sì. abituarsi. Sì, ma infatti la Noi l'abbiamo bellezza fatto per 3 mesi. dell'umano è quella.
che abbiamo una grande Di capacità. adattamento. Sì, esatto. I live invece fanno un po' fatica. Io in generale non ne sto cercando neanche tanti perché so di molti colleghi che magari non insegnano, fanno solo live, che hanno più difficoltà di me in questo momento. Quindi preferisco lasciare spazio a chi fa solo quello. Aspettare che magari si sia Sì, perché io alla fine un tranquillizzato minimo di dopo. guadagno dalle lezioni ce li ho. Il pane me lo riesco a comprare per adesso. Quando ci sarà, magari ad agosto, settembre, che la scuola è chiusa e avrò bisogno di fare qualche live, mi metterò un pochino più alla ricerca. Però per adesso sto anche approfittando per risolvere quei problemi che si sono aggiunti nella vita di ogni giorno, che per carità ci sono sempre. Quindi una cosa alla volta, però il Ok. palco mi manca tantissimo, non vedo l'ora di tornare veramente, perché è proprio vita. Sì, anche perché insomma un artista prende Tantissimo, da e riceve, no? tantissimo, È un dare tantissimo. avere poi Sì, stare sul palco, sì, anche sì, perché sì. poi, almeno io quando facevo le mostre d'arte andavo nelle gallerie, facevo le collettive, s'arrabbiavano molto la mia gallerista, la mia curatrice, perché non stavo mai fermo vicino ai miei quadri, perché io andavo a girare a guardare gli altri. Mi diceva, no, devi stare lì, che vengono a chiedere informazioni. Dico, sì, ma io vado a vedere le altre perché traggo ispirazione anche dagli altri. Sì, Cioè, infatti. perché poi a me la collettiva piaceva perché vedevo un sacco di creatività, cioè. E poi continuava a dirmi, no, devi stare lì, no, io non sto lì, i miei li conosco già, vado a vedere gli Anche io avrei altri. fatto così. Comunque la raccolta fondi è andata bene all'inizio. C'è stato un boom, abbiamo raccolto in una settimana circa 650 euro. Dobbiamo arrivare a 1850 perché tra beneficenza, spedizione, stampa e tutto, la cifra comunque è venuta un po' altina. Anche ricordiamo, perché se non si raggiunge questa cifra qua, i soldi tornano tutti indietro. No, no, non li prendono proprio, cioè i Cioè? soldi vengono scalati solo se si arriva all'obiettivo. Quindi sono Ah, in una sorta ok. di limbo in questo Ah, momento. ok. Se si arriva alla raccolta fondi a 1850 vengono scalati, altrimenti niente, come se nulla fosse Ah, quindi successo. non Però dovremmo avviene la evitare di transizione. arrivare a quel momento. Quindi diamoci una mossa, dai. Sì, abbiamo bisogno di una mano, anche perché, ripeto, è un bel racconto sia personale sia che ho piacere a far leggere a chi ci conosce, ma anche a chi non ci conosce, perché io sinceramente a 31 anni mi sono trovata con questa cosa addosso. Io del tumore sapevo poco e niente, cioè, quindi, non pensavo fosse così. Viverlo poi ti insegna tantissime cose, ma io non sapevo cosa fosse l'hospice, non sapevo la morfina che effetto avesse, non pensavo così tanto da non farti svegliare completamente Sì. più, non sapevo della chemio, come si svolgeva, cioè erano tutte robe nuove per me. E quindi ho parlato apertamente, veramente in modo crudo, come se parlassi a un amico, per cercare di fare capire alle persone cosa potrebbe succedere se un domani capitasse anche a loro, che speriamo di no. E la raccolta fondi e la beneficenza appunto anche per questo motivo, cioè magari riuscissimo a trovare sta benedetta cura per evitare questo calvario a qualcun altro, Sì. perché è veramente un calvario. Il tumore ti segna dentro, a te che lo vivi in prima persona, ma anche ai A chi ci familiari. rimane, è Sì, vero. tantissimo. Guarda, Angela, io è stato un piacere, veramente un piacere rincontrarti dopo una delle ultime volte che ci siamo visti negli altri studi di Quanti Vuoi Emilia. Ti auguro ogni bene, ti Grazie, anche a auguro, te. perché te lo meriti, se lo merita, se lo merita, è bravissima, quindi insomma alla fine diamogli una mano Dai, che mi comunque. vergogno. No, vabbè, dai, diciamo quello che è vero, quindi se lo merita, diamogli una mano con questo crowdfunding. Spero di averti nuovamente ospite in qualche altra puntata che ci vieni a raccontare, dici, guarda, abbiamo raccolto i soldi, abbiamo raggiunto la cifra, il libro è andato a dove doveva andare, l'associazione ha preso i fondi, insomma, alla fine veniamoci a parlare, magari ci rivediamo nuovamente per un nuovo excursus che si tutto in maniera ancora più positiva, no? Speriamo, speriamo di poterti raccontare cose belle la prossima Bene. volta. Grazie ancora a tutti e un saluto da Angela Madonia in arte mia e da Donato Francesco Bianco. Ciao.